storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. La porta di Brandeburgo. Eccola, il monumento al disprezzo del bene più grande che l'uomo possa avere, la libertà, preso d'assalto dalla parte occidentale. Ed ecco i primi colpi di piccone. Sollevano solo polvere per ora. Ma il muro, questa visione kafkiana e concreta di quella che una volta era la cortina di ferro da questa notte, non esiste più. Persone hanno varcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Un fiume di folla in festa passa. I berlinesi dell'ovest applaudono. La porta di Brandeburgo. Eccola. Al disprezzo del bene più grande che l'uomo possa avere, la libertà, preso d'assalto dalla parte occidentale. Ed ecco i primi colpi di piccone. Sollevano solo polvere per ora. Ma il muro, questa visione kafkiana e concreta di quella che una volta era la cortina di ferro da questa notte,